Buonasera. Una serenata sotto casa della futura sposa la sera prima del matrimonio. È successo in Largo Verona, dove Antonio, con alcuni amici, è andato sotto la finestra di Roberta iniziando a cantare canzoni d'amore. Quando lei è scesa, è scattato il brindisi, ma anche i fuochi d'artificio. Antonio, stai per sposarti, ma ieri hai passato una notte molto corta. Molto corta, sì, assolutamente molto corta. È stata una notte molto emozionante, si vede dalle occhiaie, e molto corta anche perché ieri sera abbiamo fatto una bella festa sorpresa alla sposa, la cosiddetta serenata. Ecco, volevamo soffermarci su questo. Intanto, da dove è nata questa idea? Allora, questa idea è nata da una tradizione che abbiamo noi di giù, ok? Noi di Napoli, ma non solo di Napoli. Cioè. E so che è una cosa che faceva piacere in primis a me, ma anche alla sposa, e è nato tutto in automatico. Non c'è stato bisogno di pensare a niente. Dove vi siete conosciuti voi? Allora, noi ci siamo conosciuti a novembre del 2010, dentro una discoteca a Baggiovara. Tutto grazie a una coppia di nostri amici che ci ha fatto, diciamo, conoscere, tra virgolette. E poi è stata tutta discesa? Anche le salite ci sono state, assolutamente, tutta discesa no. Però sì, se siamo qua è perché una buona parte di discese l'abbiamo avuta. Beh, dimmi come è andato il programma di ieri, tanto lei ritarda, siamo appena stati là. Sì, assolutamente, lei penso proprio che ritardi perché siamo arrivati noi a mezzogiorno. Ah, il programma di ieri sera è stata una cosa, pensavo, molto veloce, in realtà vedendo l'orologio della chiusura è passata un'oretta. E abbiamo iniziato il tutto con una serenata dove sono partito davvero molto forte, convinto di me stesso che potessi fare questa canzone in tutta tranquillità. Ti sposerò perché di Eros Ramazzotti. La cosa è finita tre strofe dopo, mi sono dovuto far aiutare dal mio musicista perché non riuscivo dall'emozione, avevo il tono di voce che andava via da solo. E dopodiché abbiamo fatto scendere la sposa, una volta scesa la sposa abbiamo iniziato a sparare i fuochi di artificio e abbiamo brindato con tutta la gente che aveva piacere essere lì con noi. C'è stato qualche piccolo dissenso, ma vedere due ragazzi che si vogliono bene e che arrivano a tal punto, secondo me, ha colmato anche qualcuno che voleva dormire, dai. Ah sì, innanzitutto sicuramente abbiamo svegliato qualcuno, abbiamo magari impaurito qualcuno, questo mi dispiace perché siamo stati tra virgolette egoisti nella nostra serenata, però mi scuso ancora, ma spero di aver fatto una cosa carina e gradita non solo alla sposa ma anche alla gente che è riuscita a vederci. Roberta non sapeva niente. Roberta non sapeva nulla assolutamente, ma ha iniziato a sospettare penso qualcosa 5-10 minuti prima, perché quando sono arrivato io verso mezzanotte meno un quarto meno 20 sono arrivato e c'era già molta gente sotto casa di Roberta, quindi penso che qualcosa l'abbia notato, non penso, me l'ha detto, non si aspettava tutto quello che abbiamo fatto, però sì, le è piaciuto molto. Cioè, questo vuol dire amore o amore amore al quadrato? Amore amore al quadrato forse non basta, penso, ok? Sicuramente per me e sicuramente anche per lei. Grave incidente in via Ancora, dove due auto, una Citroen e una Fiat, sono venute a collisione. Danni ingenti ai veicoli e ferite gravi anche per i conducenti, portati immediatamente all'ospedale di Baggiovara. Sul posto per i rilievi, la polizia municipale. Conclusione della mostra intitolata Lucio Sorrentino, nello spazio espositivo di Paggeri Arte. Ecco il commento finale del figlio Tullio. Tullio, siamo al termine di questa mostra bellissima dedicata a suo padre. Come è andata? Com'è il flusso di visitatori? Allora, le mostre d'arte sono degli eventi molto strani e all'inizio, sia all'inizio la vernissage, sia stasera il finissage, che però è una conferenza, in effetti conversazione, come potete poi vedere c'è molto concorso di pubblico e di interessi. Durante il periodo dell'esposizione diciamo che c'è stato una sorta di flusso continuo, non a fiotti, ma un costante presenziare di pubblico. Credo che fosse indispensabile, e ringrazio sia l'amministrazione comunale, sia e soprattutto Sergio Annovi e Luca Silingardi, cioè il gallerista e il creatore,
critico che hanno in qualche modo voluto ricordare bene nostro padre, perché questo momento ha in qualche modo rilanciato l'immagine, nel senso che diciamo è stato un momento di manutenzione della memoria. Ecco, diciamo che ogni tanto immaginati come se uno dovesse innaffiare una pianta perennemente, insomma, va coltivato il ricordo dell'arte, delle figure, degli artisti, e credo che questo in questo sia stato molto efficace. Speriamo che si possa mantenere anche in futuro questa attenzione. La mostra poi tra l'altro finisce qui, ma il gallerista la continua con delle altre opere e l'ha articolata in modo diverso, avendo avuto una profonda e lunga amicizia con mio padre, nella sua galleria, che poi è molto nota non solo a Sassuolo ed è una grande esposizione, è praticamente un loft, un capannone, sembra quasi una struttura tipo come quella dei Navigli a Milano, insomma è molto di moda oggi fare eventi dentro strutture riciclate, riadattate dalla deindustrializzazione, così. Quindi invito anche il pubblico a mantenere viva questa attenzione presso la galleria una volta finita qua. Ricordiamo un attimo quali sono le opere che sono esposte in questa mostra. Sono la seconda giovinezza di nostro padre. Diciamo che nostro padre ha avuto un crescente interesse per la sperimentazione pittorica dagli anni 70 in avanti, e sono soprattutto questi periodi, dagli anni 70 quando è morto, che sono rappresentati qui. Iniziati i lavori da parte di ERA per il riassetto del sistema fognario presente nel parco di Palazzo Ducale, un intervento di grande importanza che rientra tra i lavori di restauro dell'intera area e che ha come obiettivo quello di potenziare e modernizzare il sistema. I lavori andranno avanti per circa 2 mesi. Ed ora passiamo allo sport. Movimenti in uscita in casa Sassuolo Calcio. L'attaccante Jens Odgaard, arrivato l'estate scorsa dall'Inter, è stato ceduto con la formula del prestito allo Sport Club Heerenveen, squadra che gioca nel massima serie olandese. Grazie per essere stati con noi, anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, l'appuntamento come sempre a domani. Buona serata!